Ok, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Siamo in diretta sulla pagina Facebook del mio studio, CECOPSI, Centro Consulenza Psicologica di Pavia. Oggi incontriamo un professionista del mio territorio, un collega, nonché un mio caro amico, per affrontare un tema molto, molto delicato perché attuale, a tratti, per quanto possa sembrare strano, ancora sconosciuto, soprattutto nella modalità con cui si muove nella rete tra adolescenti e non, e sconosciute soprattutto sono le conseguenze di questo fenomeno. Ma prima di entrare nel tema di questa puntata, che ha come titolo Il primato dell'immagine, il corpo sovraesposto, quindi sexting e revenge porn, beh, salutiamo il nostro ospite che è il dottor Stefano Rossi, eccolo qua. Ciao, ciao, ciao Marco, molte grazie per l'invito e sono contento di poter parlare con te e con un po' di persone di queste faccende. Grazie. Ma guarda, intanto grazie a te, oggi è sabato, è un giorno, tra virgolette, di relax. Abbiamo voluto prenderci proprio un tempo morbido per affrontare questo tema perché merita tutta l'attenzione che ha. Sono altrettanto contento che tu abbia voluto cogliere positivamente questa possibilità di condividere questo tema, perché è un tema di cui si parla poco e meriterebbe e merita una focalizzazione di un certo tipo. Intanto, Stefano, come stai in questi tempi di Covid? Come procede la tua vita? Come procede il tuo lavoro e la tua attività? Bah, bene Marco, dai, si resiste in attesa di tempi migliori ovviamente, cercando di affrontare con curiosità, no? Credo che l'approccio curioso alle faccende della vita siano sempre il modo migliore per provare anche a capirci qualcosa, poi a rielaborare quello che ci sta accadendo in termini costruttivi, per insomma capire, approcciando con curiosità le cose, quello che ci può anche essere utile. Poi per continuare a vivere. La vita è cambiamento, no? E quindi in quest'epoca di cambiamenti importanti ne abbiamo subiti, ne stiamo vivendo e trovare il tempo di fermarsi e riflettere credo che possa essere il modo migliore in qualche modo per far tesoro di questa esperienza. Per quanto riguarda il lavoro, sono in una fase di alternanza, nel senso che mi trovo a svolgere la mia attività in presenza, lo studio è aperto. E l'attività online, nel senso che poi le sedute, i colloqui si svolgono in varie modalità, Skype, FaceTime, insomma, nel virtuale, e anche con le scuole, quindi con l'attività che svolgo di sportello nell'istituto in cui lavoro, l'attività prosegue in qualche modo, anche per dare un senso di continuità e di accompagnamento. Io lavoro molto con i ragazzi, con i giovani, che insomma hanno vissuto in modo particolare questa fase epidemica, no? Quindi per dare un senso di continuità, di accompagnamento, di non abbandono, insomma, di presenza e di supporto. Io personalmente credo che i ragazzi più che mai siano coloro i quali oggi abbiano perso da questa situazione di pandemia, perché si stanno ritrovando a vedersi rubata una piccola parte di una fase della loro vita importantissima. Mi riferisco soprattutto ai ragazzi delle scuole medie, ma anche quelli delle prime classi delle superiori, perché sono proprio in quegli anni in cui, no, si consolidano alcune amicizie, alcune relazioni anche date dalle esperienze di contatto, no? La frequentazione, la condivisione di paure, divertimenti, eccetera. Per cui dici bene, la parola cambiamento, adattamento, sono tutte parole chiave che ci portano a riflettere, però, rispetto a come si può trarre vantaggio da questa situazione, cioè farla diventare un'opportunità. Certo. Stefano, ascolta, tu sei psicologo, psicoterapeuta, sei socio di Area G, centro che si Sì. occupa del disagio psichico adolescenziale e post-adolescenziale, per cui hai da più di 25 anni esperienza con i ragazzi, per cui credo che sia proprio il tuo pane quotidiano. Lavori nelle scuole, so che hai fatto dei bellissimi progetti che segui indirettamente tramite appunto conoscenze comuni. Allora, entriamo subito nel merito di questo, del motivo per cui oggi stiamo facendo questa chiacchierata che
Poteva essere sul divano bianco, tu sai che ho una trasmissione, un posto progetto di formazione e informazione su temi trasversali che toccano la psicologia, per cui ho invitato in passato degli ospiti sul divano bianco, che è quello su cui normalmente ricevono. E proprio anche questa situazione Covid ha fatto sì che questo progetto diventasse online, e questo diventare online ha aperto un sacco di possibilità, perché ci siamo trovati anche a incontrare persone molto lontane dal mio studio, per cui tornando al discorso di opportunità, questa è una di quelle, no? Allora, il tema è questo: il titolo è Il corpo sovraesposto, sexting e revenge porn. Ascoltami, aiutaci un attimo a capire di cosa stiamo parlando. Diamo una definizione di questi due fenomeni. Stiamo parlando di una fenomenologia a riferimento al sexting, è un comportamento che consiste nella diffusione attraverso messaggi scritti o immagini, video, di rappresentazioni corporee di sé a contenuto, sfondo, tema erotico. La condivisione e la diffusione di una nuova, come dire, rappresentazione corporea che, trasferita nel digitale, nel passaggio da un device all'altro, configura per la percentuale di dati che le ricerche stanno individuando in questi ultimi anni, un fenomeno che non può più essere considerato minimale, residuale, microscopico, riferito ad una minoranza di ragazzi, ma a qualcosa di assolutamente più, come dire, strutturato. Qualche dato: una delle ultimissime indagini dell'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza stima attorno al 6% la percentuale di ragazzi e di ragazze che nella prima fase dell'adolescenza, quindi quella tra gli 11 e i 13 anni, 6% utilizza pratica sexting. La percentuale sale notevolmente e si colloca attorno al 19% nella seconda fase dell'adolescenza, quella tra i 14 e i 19 anni. Questi sono dati dell'ultima ricerca, appunto, dell'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza del 2018. 19%. Una indagine successiva, molto recente, fresca fresca del 2020, di poche settimane fa, del portale scuola.net, innalza ulteriormente al 24% la percentuale di ragazzi che, sempre tra i 14 e i 19 anni, 24% significa 1 su 4, pratica sexting. Si tratta quindi di un fenomeno che, per i numeri, le percentuali che le ricerche riportano e che io sto riferendo, sembra quasi configurarsi come una nuova normalità, ed è una cosa rispetto alla quale, è una faccenda, è un comportamento, è uno stile rispetto al quale il mondo degli adulti viaggia parecchio in ritardo, nel senso che fa fatica ad inquadrare il fenomeno nella sua reale portata e mentalmente lo inquadra come un comportamento, come dire, molto più limitato di quanto in realtà è. Avvisaglie del fenomeno, che ho cominciato a occuparmene negli ultimi 4-5 anni, le avevo avute, le avevo desunte dall'attività clinica, nel senso che nel lavoro con i ragazzi mi era capitato sempre più frequentemente nel corso degli ultimi anni di incrociare il fenomeno, incrociare l'argomento, di entrarci in contatto con una casistica, con una frequenza sempre crescente. Anche ho iniziato a, come dire, a studiarmene, ad occuparmene, e ho fatto i conti con qualcosa che, appunto, viene quasi da definire davvero come una nuova normalità, no? Visti i numeri massicci di persone, di ragazzi e di ragazze minorenni che lo praticano. Condivisione, invio, il termine sexting deriva dalla crasi, dalla fusione, appunto, è un neologismo, neanche troppo vecchio per la verità, tra sex texting, no? Quindi sex, sesso, texting, invio, digitazione, invio di materiale a tema sfondo erotico, messaggi scritti, immagini e video. Il revenge porn è un reato che consiste, che peraltro è normato in Italia da una legge, dalla legge Codice Rosso, che risale all'agosto scorso, all'agosto del 19,
che caratterizza appunto, che definisce la condivisione di immagini, video a sfondo, a tema erotico senza il permesso dell'interessato. È un reato che è normato in Italia con pena variabile tra gli 1 e i 6 anni, con un'ammenda pecuniaria tra i 5 e i 15 mila euro, grazie al cielo. Ed è una, come dire, ed è una, il revenge porno, una faccenda che molte volte si fonda, come dire, trae il proprio nutrimento, prende il proprio materiale che poi viene, come dire, in qualche modo reso pubblico senza l'autorizzazione dei diretti interessati dal sexting. Non tutto ciò che è sexting diventa revenge porn, ma molto di ciò che è revenge porn può avere a che fare con il sexting. E quindi c'è una correlazione un po' tra i due fenomeni. E come ti dicevo, Marco, il fatto che mi ha portato ad occuparmi nel lavoro con gli adolescenti era stato, come dire, una conoscenza empirica dei fatti, nel senso che sempre più spesso nel mio studio, negli sportelli, mi sono trovato a che fare con storie, con racconti di ragazzi e di ragazze che si erano trovate con diverse poi modalità o diverse ripercussioni di natura psicologica e emotiva, impegnati alle prese con questo tipo di, fenomeno. Poi se vuoi ne parliamo, insomma, di che cosa può succedere. Dunque, questo è un po' il fenomeno e questi sono i numeri. Ecco, ma che cosa sta succedendo tra gli adolescenti oggi? Sappiamo bene che i social network, gli smartphone sono tutti canali, no, che veicolano ad una velocità incredibile, no? E favoriscono alcuni cattivi comportamenti. Io sono. A riguardo, non sono assolutamente distruttivo, attenzione, io credo che un cellulare piuttosto che un social network ha un potenziale enorme nella misura in cui viene utilizzato per come può essere utilizzato, no? Ed è uno strumento di apprendimento e di educazione che può veicolare un sacco di buone norme, però al contrario ha dei rischi assolutamente enormi, no? Se non si conoscono quelle che sono le conseguenze appunto dei comportamenti. I ragazzi hanno questo cellulare, hanno una velocità anche di accedere appunto a chat che vanno ben oltre la velocità di elaborazione di un pensiero critico su un comportamento che stanno attuando. Per cui, perché succedono queste cose secondo te? Bah, dunque, provare ad inquadrare un po' la faccenda. Il corpo in adolescenza è il protagonista assoluto della scena, è il protagonista assoluto. La nuova dotazione corporea, lo sviluppo fisiologico dota l'ex bambino di un nuovo strumento, di un nuovo elemento corporeo, che entra massicciamente in scena portando in atto tutta una serie di cambiamenti e di ristrutturazioni rispetto alla rappresentazione del corpo stesso. Tra i temi fondamentali dello sviluppo adolescenziale ci sono temi legati al corpo, rispetto per esempio al tema del saper attrarre l'altro e del saper andare verso l'altro. La nostra società, la società umana, si fonda sul divieto dell'incesto, dell'endogamia. Il nostro imperativo è trovare i nostri partner al di fuori della cerchia familiare. Quindi saper andare verso l'altro e saper attrarre l'altro attraverso anche la nuova dotazione corporea rappresentano uno dei compiti di sviluppo fondamentale dell'adolescenza. La nuova dotazione, il nuovo corpo è l'espressione del nuovo sé nascente, di una nuova identità, letteralmente, no? Che prende lo spazio lasciato libero dell'identità infantile che viene ad essere dismessa progressivamente, con l'espressione di una nuova soggettività adolescenziale. E l'immagine, da questo punto di vista, è il canale privilegiato attraverso cui il corpo esprime al mondo le proprie nuove verità, che sono estetiche, che sono affettive, che sono relazionali, l'immagine. C'è da dire, Marco, che in adolescenza diventa macroscopicamente visibile questo tema, ma che l'immagine sia centrale rispetto a tutto lo sviluppo dell'essere umano è una faccenda che antecede di gran lunga l'adolescenza.
I corpi vengono rappresentati attraverso immagini già all'interno del ventre materno, no? Le moderne tecniche di controllo dell'evoluzione del feto dotano mamma e papà delle prime immagini dei cuccioli in arrivo quando sono ancora al sicuro nel loro ventre materno. E una volta arrivati al mondo, i loro corpi vengono rappresentati attraverso decine, centinaia, migliaia di immagini, foto, video che accompagnano tutto lo sviluppo del bambino, dal primo bagnetto al primo dentino, al primo ruttino, al primo vomitino, al primo giorno di scuola materna, alla prima festicciola di compleanno, al primo giorno della scuola di danza, al primo giorno delle elementari. Tonnellate di immagini, di fotografie, di video contraddistinguono, contrassegnano l'evoluzione, il passaggio del bambino durante il proprio percorso di crescita. Il bambino cresce in qualche modo in posa di fronte allo specchio, no? Al black mirror, all'immagine, alla fotocamera, che ne coglie continuamente le espressioni durante le proprie performance. Per di più, i bambini crescono vedendo i loro genitori molto alle prese con i loro strumenti tecnologici, vedono mamma e papà che armeggiano con grande passione, con grande interesse sui loro smartphone con cui discutono, chattano, comunicano, postano, litigano alle volte, mettono like, ricevono like e parlano. Peraltro, spesso, molto spesso, trovano anche le immagini di se stessi, i bambini durante la loro crescita, durante la loro formazione, trovano le immagini dei loro corpi rappresentate insieme ai corpi di mamma e papà sulle immagini, sulle pagine social delle loro mamme e dei loro papà. Quindi il tema dell'immagine e di un corpo esposto attraverso questa immagine nella tecnologia, nel device, nel digitale, è qualcosa che in realtà, come dire, antecede di gran lunga l'adolescenza. Di fatto, ce lo possiamo chiedere, un bambino che cresce all'interno di questo stile, che cresce all'interno appunto di questa modalità espressiva del proprio sé corporeo e della propria rappresentazione di sé, avrà forse capito qualcosa rispetto allo sguardo dell'altro che guarda la propria immagine? Avrà forse capito qualcosa rispetto all'importanza dell'occhio dell'altro che mette like, che apprezza, che approva? Avrà forse capito quanto un proprio rifornimento narcisistico possa derivare dall'immagine di sé esposta attraverso un materiale digitale che in qualche modo lo riguarda? È una domanda ovviamente che prevede una sola risposta. È chiaro, no? Che un certo tipo di cultura e un certo tipo di rappresentazione del corpo per immagini e di sovraesposizione determina, come dire, un modo di sentire e di pensare a questa dimensione. Se ripenso alla mia infanzia, credo di avere dei miei primi 10 anni di vita non più di una cinquantina di foto in tutto, non più di una cinquantina di foto in tutto. E non perché credo che i miei genitori fossero dei mostri e che non mi amassero, non mi volessero bene e che non tenessero come dire, al loro pargolo. Semplicemente non era in onda nei valori fondamentali della cultura che ha contraddistinto la mia infanzia un certo modo, un certo stile di rappresentazione. Oggi 50 foto a un bambino vengono scattate probabilmente davvero in un'occasione banalissima, in una qualsiasi festa, in un qualsiasi Natale, compleanno. Io ce li ho in 10 anni, no? Quindi c'è qualcosa di assolutamente diverso. Ci troviamo come insomma, importanti colleghi, psicologi, psicoterapeuti contemporanei raccontano all'interno di una società in cui l'assetto narcisistico, magnifico e fragilissimo, detta valori estetici e definisce un culto della bellezza quasi come valori centrali e fondamentali nell'espressione del sé. Inoltre, Marco, la nostra società sempre prevede e esprime una sovraesposizione della corporeità erotica. Se pensiamo, per esempio, al teatro, al cinema, anche quello di qualità, video musicali, pubblicità, troviamo, come dire, in maniera molto diversa rispetto a qualche decennio fa, una rappresentazione sovradimensionata di corpi, no? E di corpi erotici, quindi corpi che esprimono nel loro svelarsi,
nuovi concetti su cui dobbiamo discutere, ragionare, comunque, o porci in discussione, nuovi concetti di privacy, nuovi concetti di pudore personale, pudore collettivo. Di fatto assistiamo ad una sorta di celebrazione culturale vera e propria del corpo narcisistico, no? E attraverso i social media anche. E questo condanna il corpo, concludo, ad una sorta di perenne ricerca di una perfezione estetica che deve essere certificata, quasi acclamata dal maggior numero possibile di like, di follower, di persone, like e follower che si possono anche comprare online pur di arricchire il proprio bagaglio di consensi. All'interno di questa cornice, il corpo dell'adolescente che cambia, il corpo dell'adolescente che occupa una posizione centrale, lo definisce in qualche modo come un corpo sottoposto a nuove regole di privacy e di pudore. Senti Stefano, l'analisi che fai è molto interessante anche perché mi viene quasi da pensare che oggi la nuova ricchezza dei ragazzi, ovviamente la ricchezza percepita, è quella di avere più posizionamento media, più foto, più materiale da condividere, per cui tu sei forte, vali ed esisti in virtù della quantità di materiale che riesci a, no, a postare velocemente e che possano in qualche modo, che possa in qualche modo rappresentare quella che è un'immagine di te che ovviamente non è rappresentativa, ma è quello che vorresti, no, che gli altri comprendessero di te senza aver, senza esserti minimamente posto il problema se quello che stai comunicando è realmente quello che vuoi comunicare o quello che sei, no? Però chiaramente questi due fenomeni, sexting e revenge porn, sono fenomeni che hanno comunque come obiettivo per chi si ritrova ad attuarli, hanno come obiettivo quello di danneggiare qualcuno, no? Perché nella cronaca recente, negli ultimi mesi, si sono avvicendati una serie di eventi preoccupanti, non ultimo, leggevo sul giornale proprio recentissimo, un fatto di cronaca che ci richiama a un ex calciatore del Sassuolo che si vendica inviando il filmino alla famiglia, ritraente un po' se stesso con la propria ex compagna. Quindi questo è un fenomeno che non ha nulla a che vedere con solo l'adolescenza, ma anche con una tendenza a Certo. utilizzare questo strumento come uno strumento malato di rivalsa. Proprio perché le immagini e i video a sfondo sessuale spesso non vengono inviati poi anche ad amici e a fidanzati in maniera spontanea ed ingenua, senza però ci sia la consapevolezza che il materiale una volta in rete potrebbe essere diffuso e creare gravi ben più gravi rispetto alla derisione del momento, no? Certo, assolutamente. Il sexting, proprio per la dimensione ampia che dicevo, no? Il 25% circa, si può collocare lungo un ideale continuum che si collochi tra, come dire, una nuova normalità col bisogno di collaudare la capacità di attrarre, di piacere del corpo nuovo dell'adolescente, una polarità tutto sommato complessivamente, come dire, esperienziale, costruttiva del sé. E invece come una modalità espressiva di un disagio, di un blocco, di una difficoltà nella crescita, come espressione per esempio di comportamenti di una tendenza impulsiva, non ragionata, agita. Stefano Bolognini, un importante psicanalista contemporaneo, definisce l'adolescente con un'immagine particolarmente efficace che trovo molto azzeccata, no? È una fase della vita in cui il motore è quello di una Ferrari, potentissimo, pieno di energia, pieno di benzina, pronto a schizzare a folle velocità. Il telaio è quello di una Ferrari, il corpo adolescente è il corpo modello di riferimento rispetto anche all'estetica del corpo adulto, no? La tendenza è quello di avere forme adolescenziali, cioè come dire, con gli stili che condannano poi, no? Uomini e donne di una certa età a un modello di quel tipo, è quello premiato socialmente, culturalmente. Quindi un motore molto potente, un corpo, una carrozzeria molto bella, i freni di una Panda, no? Quindi la difficoltà nel tenere a bada
tutti questi cavalli vapore che in qualche modo rischiano di sfuggire al controllo. Quindi il sexting si colloca in queste due, diciamo dire, lungo questa polarità. Non è sempre l'espressione di un disagio, non è sempre l'espressione di un problema evolutivo. Può esserlo, può anche essere, come dicevo prima, una modalità espressiva oggi diventata quasi normalità, in cui il bisogno è quello di collaudare la validità della nuova dotazione corporea nell'occhio, nel like, nel piacere dell'altro che certifica in qualche modo il fatto che vada tutto bene. Collaudare le nuove dotazioni di mascolinità e di femminilità. Dicevo prima che uno degli imperativi dell'adolescente è quello di saper andare verso l'altro e saper attrarre l'altro. E mentre lo dicevo mi tornava in mente, per esempio, il racconto recente di una ragazza in cui, insomma, mi raccontava del fatto che non ne poteva più, di 16 anni, che non ne poteva più di sentirsi dire quanto era bella, quanto era brava, quanto era speciale da mamma e papà, ma raccontava il suo bisogno, la sua sete di riconoscimento da parte del gruppo. È il gruppo dei pari, no? È l'ambiente sociale, orizzontale, non più verticale della famiglia che deve certificare qualcosa. E quindi il sexting, collocandosi entro queste due polarità, ci dice qualcosa poi individualmente. Le modalità, come dire, le motivazioni per cui ragazzi e ragazze lo praticano, quindi stanno in quest'area, no? Il bisogno di sentirsi riconoscere, il bisogno di ricevere apprezzamenti, oppure altro, no? Ci sono ragazzi e ragazze che praticano sexting, oltre che per avere la certezza di occupare un posto nella mente dell'altro, lo fanno per altri motivi, lo fanno per esaudire, per esempio, richieste magari anche un po' pressanti da parte del partner o da parte di amici, no? Il caso in cui il sexting viene cioè praticato come forma di dimostrazione, prova di amore, mi ami? Sì, dimostramelo, ma dimostramelo in questo modo. Praticato per noia, no? Nel senso di sfuggire a quel sentimento tra i più faticosi in assoluto della mente adolescente da sopportare rispetto alla potenza dei cavalli di vapore della Ferrari che deve schiacciare sull'acceleratore per correre. Praticato all'interno di, come dire, giochi di coppia, di relazioni intime di coppia in cui una sorta di patto rende possibile lo scambio di immagini in una relazione già collaudata. Lo fanno per dimostrare a se stessi di essere padroni di se stessi in molti casi, no? Perché praticare questo tipo di attività, il sexting, l'invio di immagini erotiche di se stesso, può certificare ad un ragazzo o ad una ragazza il fatto di essere davvero proprietario del proprio corpo, sottratto dal controllo egemone della mamma e del papà che determinano le regole e le modalità dell'espressione della propria identità, no? Quindi chiuse nel privato delle loro stanze, delle loro camere, si sentono in qualche modo competenti, si sentono grandi, soggetti nel poter svolgere questo tipo di attività. Sono molte le motivazioni, sono molte le motivazioni. E ripeto, non tutte necessariamente di ordine critico, patologico. Quando poi un genitore entra in contatto con questo materiale, insomma, si generano dei problemi, no? Però tornando, riavvolgendo il nastro, tu citavi il caso del giocatore del Sassuolo. Io pensavo, mentre tu ne parlavi, pensavo all'altro caso celebre di queste ultime settimane della maestra di Della Torino, maestra. no? Maestra 20 anni di Torino. Lì abbiamo assistito ad un linciaggio mediatico, no? Cioè, ci troviamo in una società in cui con un click, puoi letteralmente cambiare la vita delle persone. E farlo, peraltro, questa possibilità di farli, questi click, di digitarli, ci fa perdere anche il senso delle conseguenze della cosa. Cioè, siamo in una società in cui c'è un fortissimo senso di curiosità morbosa per la vita degli altri. Pensiamo, per esempio, insomma, al proliferare, al successo di reality in cui personaggi famosi e assoluti sconosciuti vengono spiati H24 da telecamere che riprendono le dinamiche quotidiane delle loro vite, no? E l'occhio morboso, curioso che osserva tutto questo con un'attenzione incredibile.
E conseguentemente ci troviamo anche in una società invece in cui un feroce giudizio può stroncare sempre con quel click qualcosa rispetto al quale non entra in scena il pensiero del privato, del personale, dell'intimo da cui quel materiale è stato rubato, no? È stato tolto senza l'autorizzazione. Il giudizio entra in azione in maniera feroce. Senza ricordarci che noi invece non avremmo mai il diritto di giudicare l'intimità di una persona, tantomeno quando l'intimità è stata violata e gli oggetti di quella violazione poi sono stati esposti al linciaggio mediatico pubblico. Certo. Senti Stefano, intanto ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che siamo in diretta e che qualora volessero fare o intervenire con una domanda lo possono fare scrivendo nella chat correlata. Abbiamo una domanda da Tommaso Malavasi che ci scrive: Buongiorno a tutti, avrei una domanda su questo argomento molto interessante ed attuale. Con questa attrazione verso il sé corporeo, cioè la Ferrari, ma con i freni di una panda, come diceva il dottor Rossi, ritenete adeguata la demonizzazione dei social network da parte dei media? O ci sono altri modi per educare a utilizzare la tecnologia in modo funzionale ed allontanare condotte deplorevoli come il revenge porn? No, Grazie. no, 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 noi non demonizziamo niente. Prendiamo atto, Tommaso, prendiamo atto di una faccenda assolutamente importante. L'Italia è uno dei, credo, 7-8 paesi, non di più, in Europa che non ha al momento un progetto di educazione sessuale curricolare prevista, obbligatoria all'interno delle scuole. L'educazione sessuale è una, come dire, è una materia importantissima che viene di fatto demandata alla sensibilità di dirigenti che possono a loro discrezione prevedere o non prevedere questo tipo di servizio fondamentale, ritengo, educativo per i propri studenti. Non c'è, siamo uno dei pochi paesi che questa cosa non la prevede. E si aprono tutta una serie di rischi da questo punto di vista, no? Perché se l'educazione sessuale di un preadolescente, di un bambino, di un adolescente viene demandata al gruppo, o peggio, viene demandata al dottor YouPorn, i rischi che possano essere impartite nozioni molto pericolose da questo punto di vista sono altissimi. Altrettanto assente, da un punto di vista educativo, è come dire, un'altra materia che è l'educazione digitale, che non è tanto saper utilizzare gli strumenti tecnologici che la modernità mette a disposizione, che offrono un'infinità di, come dire, di possibilità positive ed espressive del sé, quanto l'aspetto etico, no? E normativo per certi aspetti, quindi le buone pratiche, collegate all'utilizzo, che di fatto è assente, e anche questo è abbondantemente demandato al fai da te o alla funzione supportiva del gruppo. Tenendo presente che in questa dimensione particolare molti dei genitori adulti delle attuali generazioni adolescenziali, non essendoci nati con la tecnologia a disposizione, ma essendo stati importati nel digitale, non hanno in molti casi le competenze per poterlo fare, quindi si trovano a brancolare nel buio. Per rispondere alla domanda di Tommaso, credo che si possa fare in realtà molto e lo strumento non debba essere in nessun modo demonizzato, perché lo strumento mette a disposizione un'infinità di possibilità espressive positive di sé, che sono, come dire, il digitale consente di trovare lavoro, di viaggiare, di fare ricerche, di conoscere, di ampliare a dismisura il campo delle conoscenze. Mette a disposizione un'infinità di cose che però, non essendo, come dire, insegnate, se non ben insegnate nella loro modalità, ripeto, etica, congiuntamente alla delega, come dire, della funzione educativa in ambito sessuale, rischia di creare ciò di cui stiamo parlando. Allora, senti Stefano, secondo te se ci sono e quali sono delle strategie, no? Hai parlato di educazione digitale e concordo, educazione sessuale assolutamente sì, sensibilizzazione al rispetto anche dell'altro, perché qui stiamo parlando di un tema centrale, no? Quella di riuscire a riconoscere l'importanza dell'altro come essere vivente, perché
voglio dire, nel momento in cui una persona non riesce a bypassare, no, la gravità, no, del comportamento che mette in atto, che danneggia non solo l'immagine, ma danneggia livelli e dimensioni ben più profonde dell'individuo, no? Secondo te, quali sono le strategie che ci possono essere per attuare e affrontare tale fenomeno oggi per gli adolescenti, ovviamente? Sì, come dicevo, il primo passo fondamentale che gli adulti possono compiere è quello di non assolutamente derubricare questa faccenda nell'area dei comportamenti minoritari o necessariamente patologici. Si tratta di, come dicevo, lo ripeto, di un fenomeno che sta assumendo, e col passare del tempo il trend è in ascesa, una connotazione che quasi lo definisce come una nuova normalità. Occorre partire dal fatto che questa faccenda è una faccenda significativamente diffusa ed è ulteriormente in diffusione. Quindi non si sta parlando di una deviazione del carattere della personalità che riguarda, come in genere poi viene detto, i figli degli altri, ma nella dimensione che sta esprimendo è qualcosa che riguarda una popolazione molto ampia e in fenomenologia crescente di espressione. Quindi tu, Partire fammi da capire, questo. scusami Stefano se ti interrompo, qui tu mi stai dicendo, qualora un genitore, andiamo nella pratica, no? Qualora un genitore si accorgesse che proprio figlio minore fa sexting o si è a conoscenza che abbia messo in atto comportamenti e pratiche di revenge porn, il senso quale potrebbe essere? Quello di non caratterizzarlo come una situazione di profondo disagio, ma come la manifestazione di una interpretazione di una pseudonormalità che va aggiustata. Si tratta di capire che cosa il figlio e la figlia stanno esprimendo con quel comportamento. Credo che partire demonizzando, pensando che il figlio o la figlia sia esprime una personalità deviata, una patologia, sia errato. Capisco una reazione immediata. Sto parlando del sexting. Il revenge porn è un È reato ed è un'altra un'altra storia, cosa, no? Il certo. sexting, cioè quando un genitore riscontra, trova una cartella o trova foto, trova materiale, cioè, come dire, categorizzare immediatamente di default quel comportamento come l'espressione di un problema, chiamiamolo così, credo che debba, come dire, essere preso con molta cautela. Cioè, È prematuro, insomma. la reazione emotiva è chiaramente, comprensibilmente, allarmata, preoccupata, no? Parlavo con genitori che mi raccontavano della loro sensazione di totale fallimento educativo. Però, come si diceva, il sexting si colloca lungo un continuum che va da una come dire, dal bisogno di un collaudo della nuova capacità di dotazione corporea che lo sviluppo ha consegnato al ragazzo e alla ragazza, e fino all'espressione invece di elementi pericolosi di sviluppo di blocco del sé. Si tratta di capire cosa sta dicendo, cosa sta facendo, cosa stanno esprimendo i ragazzi con il narrarsi, il raccontarsi, svelandosi in quel modo, no? E non c'è una risposta che vale per tutti, chiaramente, però i genitori possono fare molto prima, secondo me, no? Nel senso che già il fatto, come dire, di impostare, come dire, uno stile, un galateo nel dare buoni esempi dell'utilizzo dell'immagine dei loro corpi e dei corpi dei figli, credo che possa svolgere un'importante funzione. Mentre parlo, mi torna in mente una cosa che ho ascoltato e che mi ha lasciato abbastanza sbigottito qualche anno fa in uno sportello d'ascolto, no? Dove si è rappresentato un ragazzo completamente surriscaldato, con le emozioni a mille, e raccontava di aver fatto una terribile scoperta sul computer di un amico. Cos'era successo? Questo compagno di classe si divertiva, come fanno molti ragazzi per la verità, a scaricare immagini di persone connesse sui loro social, in qualche modo di ragazze carine, di ragazze interessanti, belline, e insomma collezionava un po' di foto. Non è una pratica molto diffusa anche questa. Questo ragazzo raccontava che nel momento in cui si era trovato da solo di fronte al computer dell'amico che si era assentato per un breve periodo, si era messo a girovagare un po' tra le cartelle dove albergavano queste foto, dove erano nascoste queste foto, ed era rimasto molto incuriosito da una cartella dal titolo MILF,
No? E con sua grande, enorme sorpresa si era ritrovato le foto di sua madre che l'amico aveva scaricato dai profili social della mamma, andandole a mettere con finalità sicuramente contemplative, non onanistiche, sicuramente di natura osservativa, contemplativa. Ed era rimasto sconvolto nel vedere le foto della mamma, di cui non era lui amico su Facebook, ma evidentemente l'amico sì, che si era scaricato queste foto, no? E di fronte come dire, allo stupore del ragazzo, l'amico gli risponde: "Senti, ma non è colpa mia se tua mamma si mette in mostra così", no? Cioè, quindi, per rispondere alla tua domanda, cosa può fare un adulto nel momento in cui si trova alle prese con questo tipo di educazione? Beh, la prima cosa credo che possa essere, per esempio, quella di non dare, come dire, di non fornire cattivi modelli. Poi sicuramente come trattandosi, diciamo, prendendo coscienza che non si tratta di un fenomeno minoritario, ma di una pratica diffusa, credo che una cosa importantissima da fare stia nella prevenzione, cioè nel poterne parlare, nel doverne parlare prima con i propri figli, parlarne prima e parlarne prima concretamente, fornendo anche esempi che si possono prendere dalla cronaca, no? Adesso parlavi del calciatore del Sassuolo, piuttosto che l'insegnante di Torino, cioè parlare ai propri figli dei rischi che stanno connessi a questa sovraesposizione del sé corporeo svelato, no? Perché la sottostima, no? Il sottostimare, oppure come dire, il ritenere le conseguenze come accettabili di fronte ad un bisogno primario di conferma nella visibilità dell'altro, stanti l'invio di materiale svelato. Dire: "Sì, so che ci sono delle conseguenze, che potrei incappare in conseguenze, ma il mio bisogno di riconoscimento è molto più forte dei rischi che sto correndo, per cui lo pratico". Ecco. I freni della Panda, no? Il motore della Ferrari, Certo. i freni della Panda. I freni della Panda dicono: "Sì, ci sono conseguenze che però pesano meno, sono meno importanti di quello che Ecco posso ottenere". Stefano, quando parli appunto di... è una domanda che avevo pronta, no? Cioè, quali sono le conseguenze quindi di tali fenomeni? Poi rispondiamo alla domanda che ci è arrivata. Beh, Parliamo del revenge porn? parliamo di entrambi un po', insomma, questi due fenomeni. È vero che sono due fenomeni che hanno caratteristiche diverse, ma se vogliamo, se riusciamo a racchiudere magari delle conseguenze che possono toccare entrambi, o se vogliamo magari distinguerle. Sì, dunque, per un Per chi adulto, le subisce, ovviamente, eh. sì, dunque, cioè, la costruzione dell'identità per un adulto, cioè quindi un genitore di un adolescente oggi, è un processo che si è, come dire, realizzato in buona parte, per la maggior parte, insomma, del proprio assetto nel concreto, nel reale, concreto, no? Noi siamo chi siamo perché ci siamo sviluppati all'interno di contesti di relazioni concrete con persone, facendo cose, percorrendo sentieri, facendo percorsi che hanno definito in qualche modo la nostra identità. Poi abbiamo fondato a un certo punto delle nostre vite una quota della nostra identità anche nel virtuale, no? Però tutto sommato per un adulto in questa generazione l'assetto identitario è campato per la maggior parte nella realtà concreta. Per un adolescente o cioè per un ragazzino, per un giovane che è nato a contatto, nato sostanzialmente connesso allo strumento digitale, l'identità non prevede questa sorta di frattura tra aspetti, ma è letteralmente collocato in un continuum come dire, di aspetti identitari che prevedono la stessa quota di verità nel reale concreto e nel reale digitale. Quindi, quando arrivano attacchi dal versante digitale, anche a noi adulti la cosa può fare molto male, può fare molto male, ma avendo un importante piede campato nella realtà concreta dove abbiamo sviluppato la nostra identità, siamo meglio in grado di reggere l'urto e il colpo che può provenire dall'area identitaria digitale. Per l'adolescente contemporaneo che, come dire, ha una campatura con i piedi in entrambe le posizioni, l'attacco che proviene dal digitale è un attacco frontale, un bombardamento terra-aria che arriva all'identità in toto. Quindi il dolore, la fatica, il problema che si genera quando il tema è di quel tipo lì di cui stiamo parlando, è un attacco, è un problema che si colloca su tutto l'assetto identitario generale e quindi è particolarmente doloroso.
Ho in mente alcuni casi seguiti di abuso sessuale mediante immagini, che forse è il termine più corretto ancora di revenge porn. Comunque, no? L'elemento fondamentale con cui mi sono trovato a fare i conti è stato un enorme senso di vergogna. Enorme senso di vergogna che corrisponde con il crollo dell'immagine sociale del ragazzo. E per lo più delle ragazze, perché occorre introdurre un elemento, no? Cioè che la faccenda del revenge porn ha una precisa caratterizzazione per il genere, nel senso che tre quarti del revenge porn o dell'abuso sessuale mediante immagini ha una caratterizzazione femminile, sono le ragazze che vengono poi sacrificate come dire, sacrificate sull'altare dello stigma e della feroce critica sociale, sono le ragazze che vengono massacrate di solito. Infatti dici bene, perché per dire, Greta, la domanda ha questa finalità, cioè di capire come mai, quindi, insomma, la domanda è, il revenge porn va a colpire maggiormente il sesso femminile, com'è possibile riscontrare dalle notizie di cronaca quanto gli stereotipi di genere influenzano questa pratica? E come? Ha ragione, quello che dice Greta è vero, no? Gli stereotipi di genere, come dire, incidono e come, nel senso che solitamente poi, come dire, la produzione, già a partire dal sexting, la produzione e l'invio di materiale sessualmente esplicito, comunque, di materiale erotico, ha già lì una caratterizzazione femminile. E anche qui un altro dato. La stragrande maggioranza, cioè, un'importante percentuale, mettiamolo così, di un'altra fenomenologia faticosa e dolorosa, cyberbullismo, ha proprio nel sexting importanti fonti per alimentare l'attacco. Mi viene in mente, ricollegando rimettendo il discorso, la domanda di precedente. Di Tommaso, ciò che chiede Greta, mi torna in mente ciò che si diceva a proposito dell'educazione sessuale, no? E non era una battuta, neanche una provocazione, ciò di cui parlavo. No? Se si demanda l'educazione sessuale, se si demanda l'educazione affettiva al gruppo, l'adulto sfugge da questa responsabilità, no? Perché è troppo difficile parlarne, perché non si sanno trovare le parole, perché non si ha il tempo, eccetera, eccetera. O peggio, si demanda l'educazione affettiva sentimentale al dottor YouPorn, ecco, allora andiamo incontro ad una serie di faccende piuttosto, come dire, pericolose, no? Perché se pensiamo alla pornografia, che sarebbe un altro, come dire, campo particolarmente interessante su cui approfondimento, se pensiamo alla figura femminile che viene proposta dalla pornografia, ecco, ci troviamo di fronte come dire, ad un'immagine femminile. Dire, assemblata tra, come dire, tra elementi di schiavitù, no? Del piacere del partner, l'attrice pornografica, la donna che appare nella pornografia è schiava del piacere del partner, in una sorta di ninfomania sempre disponibile, come dire, quasi come ad una forma di deumanizzazione, no? Ridotta ad un oggetto a mera disposizione dell'uomo, che prova piacere nell'essere usata, umiliata, sottoposta anche a dolore fisico, morale, in ossequio del desiderio maschile, sempre comunque a disposizione per ogni tipo di richiesta, anche per di richieste particolarmente violenti, compresi l'abuso, lo stupro, no? In cui mostra peraltro di provare piacere. Particolare interessante dal punto di vista psicologico è il dettaglio dell'inquadratura che quasi sempre sottostà alla soggettiva maschile, no? E che rimanda, come dire, a temi di obbedienza, di sottomissione, di passività, e con la riduzione della visione della donna a parti molto limitate del corpo, dettagli riferiti ai, come dire, caratteri sessuali primari o secondari. Peraltro, come ben sappiamo, in adolescenza l'utilizzo, la fruizione di materiale pornografico non ha una caratterizzazione prettamente, cioè dire, definitivamente maschile, ma maggioritariamente sì. Quindi per un giovane uomo che sta crescendo, non ricevere informazioni educative di un certo tipo, in cui, cioè, non ricevere educazioni, messaggi educativi, sessuali, affettivi, seri, ed essere esposto
senza filtri, ad una, come dire, ad un'educazione pornografica che spaccia quella verità per altre, ecco che la figura femminile rischia di sottostare a stereotipi che poi, nel momento del rapporto con le nostre compagne di classe, le nostre partner, rischia di invadere un campo trasferendo significati che non trovano nessun correlato, ma un'impostazione mentale di un certo tipo può fare danni. Comunque, tornando a ciò di cui si parlava, Marco, i correlati, no? I correlati, cioè una fortissima vergogna perché cioè, il tema è il crollo dell'immagine sociale. E peraltro un dettaglio molto interessante è quello che solitamente, purtroppo, chi finisce per essere immolato sull'altare della diffusione di questi materiali intimi, no? Sexting, revenge porn, che vengono poi, trovano spesso purtroppo una diffusione virale, passano molto velocemente da un device all'altro, è una persona, spessissimo, come vi dicevo, una donna, che finisce col sentirsi isolata perché molto difficilmente si esprime solidarietà e supporto nei suoi confronti. Molto difficilmente. La ragazza che si trova ad essere abusata da questo punto di vista con l'invio di immagini riscontra solidarietà, supporto da parte del gruppo. Solitamente ha una rappresentazione invece di umiliazione, di derisione. Ricordo una ragazza che aveva reagito sopraffatta dall'onta di questa vergogna enorme nell'essersi, come dire, esposta. Era la storia di una risposta favorevole ad una prova d'amore, no? Il fidanzato le aveva chiesto di dimostrare quanto l'amasse e lei aveva prodotto del materiale in cui si filmava e durante alcune cose e questo materiale poi era dilagato letteralmente nel passaggio perché poi diventa quasi impossibile tenere sotto controllo tutto quanto, no? Questa ragazza travolta dal senso di vergogna era una ragazza che insomma aveva iniziato a star veramente male e a sviluppare fantasie di natura suicidaria. A praticare dell'autolesionismo, isolata e abbandonata un po' da tutti, ecco, si rischia di stare poi veramente tanto male, no? Si rischia di stare veramente tanto male. I fatti di cronaca purtroppo ci raccontano storie anche di ragazzi e di ragazze che non riescono a reggere a questo peso. Mi torna in mente il caso di Carolina a Novara qualche anno fa. Che in una situazione in cui erano stati diffusi video suoi in cui aveva subito molestie, non aveva retto il peso della cosa, decine di commenti feroci nei suoi confronti e si era tolta la vita, no? Dipende quanto, cioè, quanto questa frammentazione che è portata dalla vergogna impatta su una fragilità strutturale di un adolescente. Gli effetti possono essere poco prevedibili e ripeto, è molto difficile poi anche perché il soggetto si sente solo, si vergogna, Certo, perché poi legge nell'occhio dell'altro che lo vede, una derisione, un commento negativo, tende a proiettare là il proprio senso di colpa, per cui vede nell'occhio dell'altro un giudizio negativo nei suoi confronti. Fa fatica molte volte a parlare della cosa con i genitori, fa fatica a chiedere aiuto. Perché si sente di deluderli, perché si sente di farli star male, sente che sta portando un colpo dolorosissimo alla loro, come dire, alla loro integrità, no? Per cui, come dire, finiscono con rinchiudersi e i danni possono essere, insomma, piuttosto pesanti. Ci vuole tempo a rimettere insieme i pezzi, no? certo. Stefano, ascoltami, abbiamo ancora qualche minuto, perché poi fra 5-6 minuti la diretta si chiuderà. Ho ancora un paio di cose che volevo magari chiederti. Beh, una è legata a questo periodo, cioè se pensi che il momento storico in cui siamo abbia in qualche modo fatto emergere in maniera più forte questo fenomeno o lo abbia amplificato, proprio per anche il tema di cui parlavi tu, no? Quello della noia, per intenderci. La seconda cosa è chiederti se eventualmente c'era qualcos'altro che potevamo aggiungere, che non abbiamo aggiunto a questa bellissima intervista. Sì, dunque Marco, come ti dicevo, no, i penultimi dati, Osservatorio Nazionale Adolescenza 19%, l'anno 2019, 2020, fresco fresco, Scuola Net 24%, c'è una percentuale di crescita. Questi ultimi mesi, questo anno terribile, è stato un anno di lockdown,
È stato un anno in cui siamo rimasti un po' chiusi in casa, è stato un anno in cui i ragazzi non sono andati a scuola, non si sono visti, non hanno frequentato per molto tempo i loro locali, i loro posti, i loro luoghi di aggregazione, non hanno ballato, chiusi in casa. E quindi è stato un periodo in cui la loro già importante connessione al digitale è diventata davvero un'iperconnessione. Pensiamo, non so, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è passata nel giro po di pochi mesi dal considerare, come dire, il gaming, il gioco online, da una cosa da tenere sott'occhio, da inserire in un prossimo DSM, a un messaggio del tipo connettetevi e giocate, no? Quindi il digitale ha subito in questi ultimi mesi una rivalutazione e i ragazzi da connessi in molti casi sono diventati iperconnessi. Ed iperconnettendosi, proprio perché in mancanza di relazioni fisiche è possibile trovare un senso interpretativo di questo aumento in quest'ultimo anno così marcato, 5% secondo l'ultima statistica, l'ultimo ragionamento. Come dire, il trasferimento nel digitale delle relazioni che prima stavano nella classe, al parco, al bar, con gli amici, probabilmente dà una spiegazione del perché di questo ulteriore innalzamento, ma di fatto, Marco, il trend è in crescita negli ultimi 4-5 anni, sta salendo. E la crescita marcata di quest'anno probabilmente ha a che fare con l'utilizzo massiccio, ulteriore, iperconnesso del digitale. Una cosa che potrei aggiungere, l'anno scorso ho provato una cosa, nel senso che appunto ci stavo ragionando da un po' di tempo, da alcuni anni sulla faccenda, proprio alla luce della fenomenologia crescente con cui avevo a che fare, no? E quindi ho provato a organizzare un progetto che ho rivolto alle scuole, l'ho rivolto alle scuole superiori in cui svolgono sportello d'ascolto, che sono scuole Pavesi superiore, il liceo scientifico Taramelli, il liceo scientifico Copernico, il liceo classico Foscolo, lavoro in queste scuole, e ho provato a pensare ad un progetto proprio che avesse come tema questo di cui abbiamo parlato oggi, sexting e revenge porn. E quindi ho strutturato un intervento. Io quando l'ho presentato ai presidi non sapevo, no? Perché cioè, effettivamente non, come dire, per un'istituzione può essere un argomento abbastanza spinoso, però devo dire che dirigenti hanno capito perfettamente il senso della cosa e quindi sono stato autorizzato. Ecco, devo dire che in tanti anni di incontri, di lavoro nella scuola, devo dire in tutta onestà che non ho mai, ma mai, trovato un livello di partecipazione e di attenzione al progetto presentato l'anno scorso sul sexting e sul revenge porn per nessun altro progetto presentato da me in qualsiasi scuola con qualsiasi altro tema. I ragazzi e le ragazze hanno partecipato con una, come dire, con una qualità espressiva, attentiva ed energia che mi ha letteralmente stupito. Io immaginavo che loro avessero bisogno di parlarne, proprio perché, come dicevamo, se ne parla molto poco, è un fattore che viene ignorato molto dagli adulti, viene sottostimato, di cui non si conoscono esattamente i contorni, se ne parla come episodi di cronaca, ma non come, come dire, faccende sistematiche. Quindi ne parlano poco, ne parlano tra di loro e ne sanno piuttosto poco. Poter parlare senza demonizzare niente, ma semplicemente ragionando sui rischi connessi a un certo tipo di pratica che può stare in una nuova normalità, però con un conto da pagare che può arrivare, ripeto, mi ha dato la dimostrazione empirica, ho visto con i miei occhi quanto ne abbiano bisogno e l'ho dedotto da quanto attivamente ed energicamente hanno partecipato. Insomma, Credo che da questo punto di vista occorra fare qualcosa. dimostrano di avere molti meno filtri a riguardo e molte meno remore nell'affrontare un tema che può avere per gli adulti una serie di muri da abbattere. Loro sono forse più pronti di noi ad affrontare il tema perché riconoscono di avere a che fare con un mondo dentro il quale c'è anche questo e hanno forse bisogno più che mai oggi di capire come far funzionare Sì, il tutto. io credo che abbiano bisogno di potersi interfacciare, come dire, senza peli, in maniera, come dire, diretta su un argomento che non deve essere un tabù, ma deve essere come dire, un argomento di cui parlare con la massima serenità in maniera concreta, abbiano bisogno di poterlo fare con adulti che si assumano la responsabilità di
di dire, quello che dicono. esattamente. E in particolare Senti. credo, concludo, che come di pornografia credo che, come dire, spetti più all'uomo doversene occupare con i ragazzi, io credo molto che un intervento del genere possa ben riuscire nel momento in cui una donna, magari anche una giovane donna, possa parlare con ragazze. Ok, allora Stefano, io senti, ti ringrazio infinitamente di questo spazio. Beh, insomma, siamo tutti connessi, per cui abbiamo un sacco di modi per entrare in contatto con chi avesse la necessità di approfondire il tema. Io ho indicato, indico in sovraimpressione un po' i dati del mio studio, eventualmente potrà, chi lo desiderasse può entrare in contatto con noi e avere anche i riferimenti di Stefano. Grazie Stefano, ti Ciao ringrazio. Marco, A grazie presto. a te. Ciao, buona giornata. Ciao!